Stamani sono stati cinque consiglieri del Polo Civico a essere convocati dal sindaco di Chieti, Diego Ferrara, per discutere dei futuri assessori in giunta che saranno resi noti dopo le provinciali del 21 dicembre. I cinque consiglieri del Polo Civico, Nunzia Castelli, Silvia Di Pasquale, Valerio Giannini, Gabriella Janiro e Vincenzo Ginefra, con il vice sindaco Paolo De Cesare e l'assessore Manuel Pantalone, uniti e compatti, hanno incontrato il sindaco. Nessun diktat da parte nostra, dicono, spetta al sindaco scegliere. Dopo il Polo Civico chiudono le consultazioni che Ferrara ha indetto per la ricomposizione dell'esecutivo i consiglieri Alberto Chiavaroli ed Enrico Iezzi, attesi per domani mattina. Ma già in mente i due nomi? Beh, assolutamente sì, ma in questo momento non glielo dico neanche se mi torturasse. Perché tu ti eri rinviato, ha detto, a dopo le provinciali. Sì, a dopo le provinciali, ma non è una manovra, diciamo, tattica, è solo che non voglio in un momento già difficile di per sé aggiungere possibilità per chi ama, non dico pestare nel torbido, ma insomma fomentare chiacchiere, dargli l'occasione per farne ulteriori. Tutto qui. Dopo il sindaco Ferrara parla il vice Paolo De Cesare. Noi non abbiamo voce in capitolo in questa fase perché non è un rimpasto generale, non c'è una rivisitazione delle deleghe e non ci sono degli equilibri, diciamo, che toccano tutte le forze politiche. Io credo che questi due ruoli della Giunta vanno a interessare sicuramente il gruppo consiliare Liberi a Sinistra, che indicherà o comunque esprimerà un gradimento, ecco loro sì, rispetto al profilo, rispetto alla figura da individuare, e invece l'altro, diciamo, la posizione che era dell'assessore Raimondi, ex assessore Raimondi, l'avvocato Raimondi, credo quella sia di stretta competenza del sindaco, pertanto sarà lui a decidere chi nominare e lo farà molto liberamente. Intanto l'assessore comunale di Chieti, Manuel Pantalone, ufficializza la sua candidatura alle prossime regionali a sostegno di D'Amico Presidente. Insomma, oggi una giornata importante perché presentiamo un progetto che mira a portare il modello Chieti in Regione Abruzzo. Per modello Chieti intendiamo questo straordinario esempio di civismo, coesione e pragmatismo che abbiamo messo in questi anni alla guida della città. Sport, commercio, iniziative per attirare turisti, attenzione ai giovani tra lavoro e aggregazione, sono solo alcuni punti, ha detto l'assessore Pantalone nel bilancio di questi ultimi anni. Siamo certi veramente di poter, come dicevo anche poc'anzi, esportare questo modello di buon governo che abbiamo messo in questi anni alla guida della città in Regione Abruzzo, perché il nostro territorio ha bisogno veramente di crescere e di farlo consapevolmente.